Mentre io invito i finalisti della gara karaoke a farsi avanti, insomma, li vedo, sono uno lì, uno là, quindi ne ho due già qua davanti. Non vedo Rosy e Sofia, ecco Rosy è lì e Sofia è lì, perfetto, ma ci siete tutti ragazzi. Allora, come funziona? Allora, adesso abbiamo due giurati d'eccezione, perché abbiamo qui Damiano e Marco, che sono i boss della fiera, che sono musicisti, cantanti, bravissimi, che ci daranno una mano a comprendere chi saranno i vincitori della gara karaoke, che si esibiranno ciascuno con la sua seconda canzone. Allora, io intanto vi chiamo uno a uno con la vostra canzone, ok? Poi mi accendete lo microfono. Ok. Allora, quindi, come funziona? Adesso ogni cantante canterà la sua seconda canzone che ha scelto stamattina in fase di iscrizione. Noi ci parleremo un attimo, vi faremo probabilmente una o due prove a sorpresa, dipende dal mio umore com'è alla fine della gara. E poi decreteremo chi sarà il vincitore. Quindi io andrei nello stesso ordine in cui vi siete esibiti questa mattina, quindi chiamerei sul palco Sofia. Sofia? Sofia, perfetto. Ragazzi, un applausone per Sofia che sarà la prima a esibirsi. Sofia, sei pronta? Sì. Non ti sento, tu ti sì. senti? Sì, ok, mi perfetto. Mi sento. Sofia, ci vuoi dire qual è il titolo della tua seconda canzone? Parte del tuo mondo. Parte del tuo mondo della sirenetta. Ho un po' usato, mi sa. Mi cago un po' addosso, ma va bene. Ok. Non ti preoccupare, noi io sono pronta, i nostri giurati sono pronti, io li raggiungo e ti lascio. All'audio mi fanno sì con la testa. Perfetto, ragazzi, un applausone per Sofia! Guardati un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so. Vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me? Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie! Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi una? Come si chiama? Io ne ho 20. Ma lassù cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so. Vorrei provare anche a ballare e camminare su quei, come si chiamano? Piedi. Con le mie pinne non si può fare. Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per là, come si chiama? Strada. Vedrei anch'io la gente che al sole sempre sta con me. Vorrei essere lì senza un perché, in libertà. Come vorrei poter uscire fuori dall'acqua, che pagherei per stare un po' sdraiata al sole. Scommetto che sulla terra le figlie non le sgridano mai, nella vita fanno in fretta ad imparare. Ti sanno incantare e conoscono ogni risposta a ciò che chiedi. Cosa un fuoco e sai perché, come si dice, brucia. Ma un giorno anch'io, se mai potrò, esplorerò la riva lassù.
Ma non volevo salire perché ti stavano applaudendo così bene che ho detto, lascio prendere tutto questo applausone. Grandissima Sofia, grazie mille. Ti rubo il microfono. E noi siamo prontissimi per il secondo partecipante che è Rosy. Arriva scattantissimo. Eccoci qua. Eccoci. Rosy, qual è la tua seconda canzone? Ci sono anch'io. Poi, che sarà, sarà. Che sarà, sarà. Allora, Rosy, io ti lascio il palco. Loro ti fanno un enorme applauso. Risposte non ne ho mai avute, mai ne avrò, di domande ne ho quante ne vuoi, e tu, neanche tu mi fermerai, neanche tu ci riuscirai, io non sono quel tipo di uomo e non lo sarò mai. Se la rotta è giusta o se mi sono perduto ed è troppo tardi per tornare indietro, così meglio che io vada via, non pensarci è colpa mia, questo mondo non sarà mio, non so se è soltanto fantasia o se è solo una follia, quella stella lontana laggiù, però io la seguo anche se so che non la raggiungerò, potrò dire ci sono anch'io. Non è stato facile perché nessun altro a parte me ha creduto, però io ora so che tu vedi quel che vedo io, il tuo mondo è come il mio e hai guardato nell'uomo che sono e sarò. Ti potranno dire che non può esistere niente che non si tocca o si compra o si tocca, perché chi è deserto non vuole che qualcosa fiorisca in te. E so che non è una fantasia, non è stata una follia, quella stella la vedi anche tu, perciò io la seguo e adesso so che io la raggiungerò, perché al mondo ci sono anch'io, perché al mondo ci sono anch'io, ci sono anch'io, ci sono. Del mondo adesso. Rosy ha anche il suo pubblico, perché ho sentito anche vai Rosy! Perfetto, fichissimo. Sì, l'ho sentito. Allora, grazie mille Rosy. E intanto noi ci prepariamo per il prossimo finalista, che è Francesco. Prendi il microfono, se no non so con cosa canti. Grazie. Si sente? Si sente. Perfetto. Allora, Francesco, sei pronto? Prontissimo. Cosa mi canti? Il principe Ali. Ali Ababua? Proprio lui. Proprio lui. Allora ragazzi, fate un enorme applauso a Francesco! Vai! Ah.
largo a sua maestà, largo al grande Ali. Poi proprio voi via da quel bazar, ehi tu, proprio tu, c'è una grande star, se il fato vorrà il suo sguardo vi incontrerà. Campane suonate, tamburi rullate, guardate, è proprio là! Grande Ali, principe Ali, Ali Ababua, faccia in giù, sempre più in giù, con umiltà. Se il posto non perderai, in prima fila sarai, è uno spettacolo che mai più tornerà. Grande Ali, eccolo lì, Ali Ababua, muscoloso, meraviglioso, vale per tre. Ci piace a sua signoria, è mitico alla follia, è un'altra categoria, è il grande Ali. Sono d'oro i suoi mille cammelli, i pavoni color viale blu, le sue bestie son veri gioielli. Che cos'è? Uno zoo? Io lo so, è un serraglio di sangue blu. Grande Ali, che pedigree, Ali Ababua, che physique, radical chic, è proprio fig. Togliete il velo perché sapete che è demodè, sarà una grande soirée col principe Ali. Le sue scimmie son cento e son bianche, puoi vederle anche senza pagar, le sue schiave non sono mai stanche, si prodigano con lealtà tutti i piedi del loro principe Ali. Grande Ali, grande Ali, bello così c'è solo Ababua, lui lo sa che la sua sposa è già qui, per questo viene tra voi, più bello di tutti i playboy, con gli elefanti, coi lama fantastici, orsi e leoni e i tromboni, i suoi fakiri, poi i cuochi e i fornai, tutti cantano in coro. Ali, Ali, Ali. Grande Ali, principe Ali, Ali Ababua. Sei tutto intero, sì? Quasi. Non è che stai avendo un infarto qua, perché io non ho il corso del pronto soccorso, te lo dico, così lo sai. No, solo un po' di fiatone. Ok, grazie mille Francesco. Allora, noi ci prepariamo con l'ultimo finalista, che è Gabri. Noi abbiamo solo finalisti molto alti, io ve lo dico, quindi... Grazie. Poveretto, perché mi guarda così e quindi... Vabbè, ma tanto sono abituato, quindi tranquilla. Anche io, sai. Ah, ok. Va bene. Allora Gabri, tu ci canti invece? Sempre un tributo a oddio, ho perso il coro, vabbè, insomma, sempre ad Aladdin, e la canzone è Un amico come me. Quindi a noi piace tantissimo Aladdin, no? L'avete visto Gigi tutto Proietti. Aladdin con Gigi Proietti, Gigi l'originale, Proietti, scusate, sì? Ho avuto un lapsus. Perfetto, qua stanno dormendo, aspettano solo che canti tu, quindi vabbè. Ragazzi, un applausone per Gabri, forza! Grazie della fiducia. Nemmeno con 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia c'è, certo, so che adesso la tua forza è mitica, e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me. Hey, hey. La vita è un ristorante, è come il Grand Buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Sono felice di servirti, siete il boss, il re lo scià, e dolci d'ogni tipo assaggerà, gradisce ancora un po' di baklava. Si vive in serie A, dimentica la B, comanderai la servitù per dormire fino a mezzodì. No, ma qua, 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 no, no. Ah, 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 un amico com'è, la galleggiatria è la fantasia.
è stregoneria, questa è magia, sta a vedere, woo! Sono qui per te, ma se dico abracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre, ho detto gli occhi che ti schizzano via, per le sorprese che io ti farò, per una poesia di garanzia, i problemi tuoi mi accollerò. Non vedo l'ora di aiutarti, sai che è tutto quello che si può. La lista è lunga quanto la vorrai, i desideri tuoi esaurirò. Hey! Oh, mister Aladdin, questo mondo è qui per te. E capirai che solo io sono il grande amico tuo, grande amico tuo. Sono il vero amico tuo, non c'è altro amico come me. Un amico grande come me. Grazie. Allora ragazzi, io sono molto contenta di tutti e quattro, quindi vi invito a salire tutti sul palco. Francesco, Sofia, Rosy, ok, perfetto. Bravi, siete stati molto bravi in questa canzone che avete scelto voi, ma a me piace comunque giocare. Ti piace? Sì? Allora, intanto vi do tre microfoni, poi magari vediamo se darvi anche il quarto. Allora, oh no. Intanto la nostra giuria si sta parlando perché ci siete piaciuti molto e anche il pubblico sicuramente vi ha gradito moltissimo. Come Francesco, che mi conosce già, saprà. No, è uguale, potevi anche partire tu. Mi piacerebbe che tutti quanti, vi do anche il mio, ve lo scambiate tra di voi, è un gioco, ok, perfetto. Che ciascuno di voi scegliesse una canzone, una strofa, non tutta la canzone, una strofa della vostra, del vostro cavallo di battaglia, che sia sempre di cartoni, musical, insomma, che faccia sempre parte di questo entourage perché siamo in una fiera del fumetto, ok? Ok. E ce la canta a cappella. Va bene. Ok? Deve essere ovviamente cartone, film, musical, come vi pare, una strofa. Va la bene. Strofa che ci farà capire qual è il vostro punto forte. Ok? Ok. Ce l'avete? Qualcuno di voi ce l'ha già in mente? Sì. Vai. Vado? Vai. Oltre i cieli dell'avventura, l'ansia senza paura, la tua spera poche, you gotta catch them all, negli incontri e nelle battaglie, vincerai le medaglie da portare con te, catch, 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 oltre i cieli. Va bene, va bene, va bene, tu sai già? Se no, se qualcuno di loro lo sa già, Francesco. Francesca ha studiato a casa in tutti questi mesi, da quando mi conosce studia solo per questo momento. Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra che sta aspettando me dalla gente mia. Quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua. È una meta che ce la posso fare, io raggiungerò, io ce la farò, e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali e là io vollerò. Bravo! Ragazzi, voi? Ce l'ho? Ce l'hai? Non so se... Vabbè, è di un cartone, quindi... Vado. Sì, 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 sì. Se potessi anch'io sarei la metà di ciò che sei, e in un attimo riuscirei ad amare come fai tu. Okay. Ti vedo diverse! Sì! Che cartone era, scusami? È una sigla finale, cioè è l'ending di Steven Universe, in italiano, quindi... Non okay, è molto conosciuta, va, però. Va benissimo, non importa. Rosy, manchi solo tu. Cioè no, ma è di Manuel Castro, va bene, uguale. E poi è di un cartone, serie, qualcosa? È di Manuel Castro. Che non è di un cartone, né di una serie, né di niente? Lui ci viene a fare le fiere. Non importa. va bene, improvviso. Le fiabe incantano, ai cuori parlano, con amicizia e coraggio tracciano un viaggio tra luoghi magici,
le fiabe danno il via alla tua fantasia, che avverrà i sogni più belli dentro castelli super fantastici. Ok, allora qua ci siamo già fatti un'idea, ma siccome io non sono contenta, vi chiederei, conoscete tutti Il mondo è mio di Aladdin? Sì, dai, sì. Sì? Più o meno, dai. Sì. Non esattamente. Beh, lei ovviamente farà Jasmine, perché non posso... Una Jasmine perché per tre Aladdin. Perché non posso farla io, Jasmine? Guarda, se vuoi farti la parte metà tu e metà lei, per me, se la giuria è d'accordo, si può fare. Preferisci Jasmine? Ah, cantare a far Jasmine, ho capito male, scusa. Ah, ecco, non mi pareva. Allora, facciamo così. Voi ragazzi vi dividete la parte maschile, fate due righe a testa e lei ovviamente farà la sua parte. Non so se mi basterà come prova, ma iniziamo con questa. Adesso vi do anche il mio microfono. Cori è velocissima, neanche il tempo di dirle, era già preparata. Tutta la canzone. Tutta quanta. Beh, vi dirò chi canta cosa. Vi dirò io chi canta magari cosa. Non passa dietro. Beh, certo, sì, c'è tutto di le parole, tutto quanto, perché ok? Devo far mente locale. Allora, no, era solo per essere chiari. Comincia Francesco, ma tanto vi dico io chi viene da questa parte, per il centro. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Speriamo di non essere colpi di sorpresa. Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante, il tappeto volante ci accompagna pronto. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare, nessuno ti dirà che non si fa, è un mondo tuo per sempre. Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te, e valgo fin lassù, poi guarda giù. È una sensazione dolce in te. Ogni cosa che ho, anche quella più bella, non vale la stella che fra poco toccherà. Il mondo è mio. Apri gli occhi e vedrai. Oppure se... No, facciamo un'altra cosa? Ok, è per loro? Allora, voi la conoscete, voi uomini, il cerchio della vita? Sì. Sì. E tu invece all'alba sorgerò... No, tu non sei uomo, quindi a te è un altro. Tu lo conosci... Perché sennò faccio cantare anche a loro all'alba sorgerò, vedi tu? Non la sai bene. Oceania. Ma quella che va in Spagna, io non ci arrivo. Io non la so neanche. Allora, a lei chiediamo un passo dei miei sogni, perché l'alba sorgerò purtroppo non la sa bene, quindi
è quella della principessa, quella che canto sempre io, dai, quella della principessa Ranocchio. E allora invece il cerchio della vita. Sì, però è bassa, cioè io non la so cantare. È tanto cantare. Bassa. È bassa per una donna, quindi se voi ve la sentite, allora bene, faccio proviamo. Cominciare loro, ci va bene? Proviamo. Ok, anche qua. Proviamoci. Proviamo. Magari fra, se quando tanto io okay. Mi canti vicino ti seguo. Ma devo fare... Ti accorgi che esisti, parte del mondo anche tu, per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e i perché non esistono più. È una giostra che va, questa vita. Però vedo poca partecipazione dal pubblico. Giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai. Cosa dire, bravissimi. Allora Sofia, la tua canzone a sorpresa, noi siamo prontissimi, lei ormai la sa a memoria pure cori. Quindi giuria, prontissimi, questa è l'ultima, dopodiché dovrete prendere una decisione, ok? Mamma, io non ho tempo per ballare, sai che ho ben altre priorità. Un bel giorno il sogno che ho diventerà realtà. Ho provato e riprovato, non è facile, tu lo sai. Ma seguo la voce che ho nel cuore, dice sei arrivata oramai e io ce la farò.
ancora un po'. La mia dedizione è ciò che ho. Io so che c'è chi non crede in me, però ce la farò. Ogni sogno può operarsi, credici anche tu. Continua a lavorare ed otterrai di più. Il lavoro è duro, ma prima o poi potrai avere ciò che vuoi. Ora a modo mio, chi decide sono io. E poi ce la farò, ce la farò. L'unica cosa che ora so è che ce la farò. Ce la farò. Il segreto del successo è pazientare un po'. E tra mille ostacoli ed impedimenti io ce la farò. Ce la farò. Ce la farò. Ok. Ok, allora, se i miei amici giurati vogliono venire da questa parte a dirci qualcosa, intanto un applausone a tutti i partecipanti! Sono o non sono stati bravissimi? Allora, ragazzi, mettetevi qua tipo plotone di esecuzione. Allora, siamo per dire chi è il vincitore mondiale del karaoke di Gardacon novembre 2024. Tutti bravissimi, è stato veramente molto complicato scegliere, ve lo dico io già da qua, ma anche loro da là. Quindi vi ruberò intanto tutti i microfoni così ne do uno ciascuno così e uno me lo porto via. Perfetto, allora volete dire qualcosa intanto ai ragazzi? Intanto volevo fare i complimenti a tutti e quattro, siete tutti e quattro bravissimi, avete anche quattro belle voci, complimenti. Io li ho messi in difficoltà, però, quindi... Sì, assolutamente, è stato però molto, molto... una persona ha spiccato. Molto spiccato. Allora, io direi di non indugiare oltre... E annuncerei che il Gardacon 2024 mondiale. Karaoke Contest campione mondiale Autumn Edition is, ladies and gentlemen, rullo di tamburi, oh, oh, Sofia! Un applausone per Sofia! Allora ragazzi, vieni Sofia, mettiti in mezzo così ti facciamo una foto, ma anche con gli altri finalisti, così almeno siamo all together. Io mi levo perché sono davanti a... Bravi ragazzi, grazie a tutti. Allora con il karaoke ci vediamo alla prossima edizione. Voi siete bravissimi.